L'80% dei pazienti con malattie autoimmuni come artrite reumatoide, lupus o tiroidite di Hashimoto sono donne. Sulle ragioni di questa disparità di genere, la comunità scientifica indaga da tempo e proprio recentemente uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell descrive il ruolo potenziale che una molecola chiamata Xist potrebbe avere. Per la serie In Salute facciamo il punto con Luca Fabris, professore del Dipartimento di Medicina all'Università di Padova e componente del consiglio direttivo del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere. Buongiorno, professore, benvenuto. Buongiorno dottoressa, grazie per l'invito, davvero molto gradito. La ringraziamo noi per la sua partecipazione. Professore, innanzitutto spieghiamo molto brevemente che cosa sono le malattie autoimmuni, quante sono le patologie che possono essere classificate in questo modo e soprattutto presentano dei sintomi comuni. Le malattie autoimmuni sono sostanzialmente delle malattie infiammatorie croniche in cui il meccanismo dell'infiammazione e quindi della riparazione a un determinato danno causato a livello di vari tessuti è provocato da una aberrante reazione delle cellule immunitarie, sia quelle che producono anticorpi, sia quelle che producono cellule dirette contro un determinato agente microbico che può essere batterio, virus o di altra natura, anche agenti chimici. Cioè quei fattori che sono sostanzialmente lesivi per le cellule dei tessuti. Nelle malattie autoimmuni, come dice lo stesso termine, le cellule sostanzialmente sono come ingannate e invece di aggredire l'agente patogeno, vanno a aggredire il proprio elemento tessutale e quindi causano sostanzialmente una specie di autoinfiammazione. Per quanto riguarda la sintomatologia chiaramente è estremamente variabile perché dipende dal tessuto che è colpito. Quindi se è colpito la tiroide avremo problemi di funzione della ghiandola tiroidea in senso di ipo o di iperfunzione, se è colpito il fegato avremo i segni dell'epatite oppure i segni anche della difficoltà a produrre bile, un processo che prende il nome di colestasi, oppure se sono colpiti i muscoli chiaramente avremo i sintomi dell'astenia. Ecco, questi sono, cioè il sintomo è molto variabile ed è strettamente legato al tessuto che è oggetto del danno. Ecco, sono più di 100 le malattie autoimmuni e anche queste sono continuamente riclassificate anche a seconda dei tipi degli aspetti epidemiologici che le caratterizzano. E quali sono le malattie autoimmuni più diffuse nelle donne? Ecco, allora guardi, diciamo che generalmente la gran parte delle malattie autoimmuni sono prerogativa del sesso femminile. Allora, parliamo da quelle più note. Il lupus eritematoso sistemico, noto anche per l'acronimo LEX, colpisce su 100 pazienti più dell'80% sono donne. Come pure la sclerosi sistemica o sclerodermia, che ha percentuali grosso modo analoghe a quelle dell'LES. Poi abbiamo altre malattie che lo stesso mostrano una preponderanza femminile, come ad esempio vi parlavo prima di malattie di fegato, la colangite biliare primitiva, che è un'infiammazione dei piccoli doti del fegato, molte malattie della tiroide, come la tiroidite di Hashimoto, che è una forma di ipotiroidismo, oppure per contro la malattia di Graves, che invece per l'opposto è un quadro di iperfunzione, la stessa miastenia gravis, parlavamo prima di patologie muscolari, l'artrite reumatoide, sono tutte
colpiscono maggiormente le donne rispetto all'uomo, anche se lo squilibrio di maggior prevalenza femminile è diverso tra l'artrite reumatoide e l'S. L'S è quasi esclusiva prerogativa femminile. Nell'artrite reumatoide invece è meno evidente questo sbilanciamento. Poi ce ne sono altre, come la sarcoidosi, dove invece il rapporto non è così rilevante, oppure ci sono altre forme, come il diabete di tipo 1, in cui sono maggiormente colpiti gli uomini rispetto alle donne. Ecco, però sono davvero poco le malattie autoimmuni che hanno una maggior prevalenza nel sesso maschile o quello femminile. Un'altra malattia autoimmune, ma dove l'autoimmunità non è così chiaramente accertata come in queste malattie che vi ho detto, sempre tornando al fegato, è la colangite sclerosante primitiva, che è anch'essa tipica dei soggetti giovani, ha un rapporto maschi-femmine 2-3 a 1. Quindi anch'essa, come il diabete di tipo 1, tende a colpire di più i maschi rispetto alle femmine. Quali sono le ragioni per cui queste patologie sono più diffuse nelle donne? Allora, essenzialmente la maggior diffusione di queste malattie nelle donne deriva da tre fattori principali, fattori anche che sono spesso invocati nella medicina genere specifica per spiegare le diverse suscettibilità ad ammalarsi tra uomini e donne. Allora, ci sono sicuramente fattori genetici e cromosomici, okay. Ci sono fattori ormonali, poiché estrogeni, progesterone, testosterone, prolattina hanno tutti effetti variabili non solo sulla risposta immunitaria, ma anche sulla risposta infiammatoria. E poi abbiamo fattori ambientali che possono essere infezioni virali, l'Epstein-Barr, citomegalo, papilloma virus, oppure anche agenti chimici, si parlava un tempo dei cosmetici, lacca per i capelli o smalto per unghie, per spiegare questa maggior prevalenza, anche se dopo di fatto questi studi epidemiologici sono stati un po', ridimensionati, oppure le protesi al silicone, anche se questi forse sono ancora, dati più recenti, ma forse un po' più forti. E poi l'abbiamo visto recentemente con la pandemia Covid-19, come era chiaramente, descritto, come questo tipo di infezione predisponesse poi allo sviluppo di malattie autoimmuni a vari livelli, che interessavano vari tessuti. Prima facevamo riferimento a un paper pubblicato su Cell. Soffermiamoci appunto per un istante su questo studio. Quali sono i risultati principali raggiunti dagli scienziati e cosa ne pensa? Allora, questo è stato uno studio estremamente rilevante e innovativo perché è andato a dimostrare come la differenza nell'assetto dei cromosomi sessuali tra maschi e femmine sia effettivamente chiave nel generare un meccanismo che è alla base dell'induzione di queste malattie. Allora, sostanzialmente parliamo dei cromosomi sessuali, cromosoma X e cromosoma Y, che sono cromosomi molto diversi per quanto al contenuto genetico. Il cromosoma X è dotato di più di 1500 geni, il cromosoma Y ne ha meno di 100. Questi geni non sono coinvolti nella funzione sessuale, ma quanto piuttosto nel regolare le funzioni del sistema immunitario e del sistema cardiovascolare. Oltre ai geni che codificano le proteine attive, ci sono anche tutta una serie di trascritti non codificanti che sono poi rilevanti per modificare quella che è per esercitare un'azione epigenetica, cioè quei fattori per cui vari agenti ambientali, fisici, chimici, dieta, attività fisica possono modificare l'espressione dei geni senza però modificare la sequenza del DNA. Okay.
Allora, cosa hanno trovato questi? Finora quello che si sapeva era che la differenza il ruolo dei cromosomi dipendeva essenzialmente dalla dose dei cromosomi sessuali. Il dosaggio dei cromosomi, parliamo di un cromosoma X molto ricco di geni e di un cromosoma Y molto povero. Quindi la donna è dotata di un meccanismo, quello di inattivazione del cromosoma X, che è cruciale per fare in modo che l'output dell'espressione genetica sia grosso modo equivalente tra maschi e femmine. Questo è un processo che da un punto di vista embriologico inizia molto presto, attorno alla prima settimana di gestazione. Perché è importante il dosaggio dei cromosomi? Questo ce lo dicono vecchi studi che avevano dimostrato in malattie cromosomiche come la sindrome di Klinefelter e la sindrome di Turner che vi era una predisposizione alle malattie autoimmuni completamente diversa. Prendiamo la sindrome di Klinefelter, sono soggetti maschili che hanno un assetto di cromosomi sessuali XXY, cioè hanno un cromosoma X in più. Sono soggetti maschili che hanno ormoni maschili, ma che hanno un rischio di sviluppare malattie autoimmuni uguali a quello delle donne. Per contro, nella sindrome di Turner, che sono donne che hanno un solo cromosoma X, quindi non necessitano di quel meccanismo di inattivazione del cromosoma X che dicevamo prima, sono donne con ormoni femminili che hanno però un rischio di sviluppare malattie autoimmuni uguale a quello dei maschi. Ecco, questo per dire come fino ad allora, fino a questo momento era interpretato il ruolo dei cromosomi sessuali. In questo studio dei ricercatori della Stanford University sono partiti da un RNA che si chiama X-ist, che serve, che è cruciale quando si complessa con una proteina, ok, a formare quell'involucro, quel guscio che rende inattivo il cromosoma X e che forma quello che gli storici conoscono molto bene, che sono i corpuscoli di Barr, cioè il cromosoma X inattivo. Questo è un meccanismo di inattivazione random che tutte le cellule del corpo femminile attivano. Questo RNA non codificante, espresso dal cromosoma X che deve diventare inattivo, chiaramente non è espresso dalle cellule maschili. I ricercatori hanno dimostrato che effettivamente non è solo un problema di dosaggio del cromosoma, ma va molto oltre perché questo RNA non codificante, complessandosi con una proteina, formano dei polimeri che, quando la cellula dei vari tessuti femminili muore, rilascia nell'ambiente extracellulare, questi polimeri aggregano e diventano immunogenetici, cioè cosa vuol dire? Attivano i recettori delle cellule immunitarie. E questo è effettivamente fondamentale nello spiegare un meccanismo di induzione della risposta immunitaria che chiaramente caratterizza più le donne rispetto all'uomo. Infatti, usando dei modelli animali che erano resistenti o proni a sviluppare malattie autoimmuni, questi ricercatori sono stati in grado di mostrare come questo complesso RNA e proteina è rilevante anche nella progressione delle malattie autoimmune e questo è stato sicuramente importante anche per le implicazioni pratiche che questo tipo di l'identificazione di questo autoantigene può essere rilevante. Parlo di stratificazione dei pazienti oppure l'identificazione di pathway patogenetici nuovi dove eventualmente poter intervenire con terapie bersaglio. A fronte di questa maggior diffusione di patologie autoimmuni nelle donne, ci sono dei sistemi di prevenzione? Ecco, allora, questa è una domanda che torna molto utile anche basata dall'evidenza epidemiologica recente di donne che vengono negli ambulatori perché vengono rilevate positive per vari anticorpi, autoanticorpi
che sono diretti o contro il DNA o contro altri costituenti, muscolo liscio, mitocondri, eccetera. Allora, è da dire che quando questi anticorpi vengono trovati nel siero delle pazienti, sono dei marker che devono essere attentamente considerati, perché sono segni precoci della suscettibilità a sviluppare poi una determinata malattia autoimmune. Quindi impongono, parlavamo prima di stratificazione, un monitoraggio del paziente. Chiaramente la positività autoanticorpale per tante malattie non basta, servono poi altri criteri clinici. Ad esempio, parliamo, tornando alle malattie di fegato, c'è un autoanticorpo che si chiama antimitocondrio contro una isoforma M2 che è estremamente specifico, forse è l'autoanticorpo più specifico in termini di patologia. Quelle sono donne che con ogni probabilità sviluppano, hanno sviluppato, svilupperanno a breve una colangite biliare primitiva, però chiaramente se non ci sono altri segni, alterazioni dei test di funzione epatica, oppure anche ricorrendo alla biopsia, se non abbiamo altri criteri, la positività autoanticorpale da sola non basta. Ecco che però per alcuni biomarker così sensibili, chiaramente il livello di attenzione deve essere molto molto alto, proprio per la stretta associazione con specifiche malattie.